Care amiche, bentrovate. In questo tutorial voglio mostrarvi come si lavora questo bellissimo scialle pieno di colore che ho realizzato in cotone proprio per la bella stagione. È uno scialle molto facile da realizzare. Vedete, ha una trama a fasce, una fascia diciamo regolare e una striscia più larga che la divide da quella successiva. Per realizzare questo scialle ho utilizzato dei gomitoli spaiati che avevo in casa, tutti in cotone della stessa dimensione, che è questa, come potete vedere, è abbastanza sottile e sono gomitoli di cotone o mercerizzato o cotone normale, ma tutti da lavorare con un uncinetto numero 3. Ovviamente potete utilizzare anche un filato in tinta unita o sfumato già di per sé. Il bordo dello scialle è realizzato semplicemente con degli archetti di catenelle. Dunque, per realizzare questo scialle ho utilizzato 250 grammi di cotone. È ovvio che se poi voi volete una dimensione più grande dovrete aumentare la quantità. Con questa quantità di cotone ho realizzato quindi questo scialle che ha 1,40 m di dimensione per la parte sulle spalle, è venuto alto diciamo dalle spalle alla punta 70 cm e la misura laterale è invece di 1 metro, 1,5 m all'incirca. A parte i vari colori brillanti proprio estivi che ho utilizzato, ho aggiunto questo piccolo vezzo della nappina alla punta dello scialle, alla quale ho aggiunto, prima di cucirla nel filo, ho infilato delle perline a tono. Bene, a questo punto non mi resta che farvi vedere come si lavora lo scialle, che ha il suo inizio dalla parte centrale delle spalle, e ve lo mostrerò in lana anche perché, come tutti gli altri modelli che vi mostro sempre, gli scialli possono essere realizzati nel materiale che più vi piace, sia in cotone, in lana, in lino, come volete voi. Quindi ora vi lascio al tutorial dello scialle multicolor. Anche per il nostro campione userò un filato da lavorare con un uncinetto numero 3. Iniziamo facendo un anellino magico, quindi avvolgiamo il filo intorno alle dita, prendiamo il filo e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia alta sempre intorno al filo dell'anellino, una catenella, 3 maglie alte, una, due e 3, una catenella, di nuovo 3 maglie alte, una, due
e 3, una catenella e terminiamo il nostro giro di preparazione con 2 maglie alte. Ovviamente le 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio stanno a sostituire una maglia alta. A questo punto possiamo tirare il filo, la codina del nostro cerchio magico, anellino magico, e stringere. Abbiamo così il nostro giro di partenza. Per il secondo giro facciamo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, di cui le prime 3 sostituiscono sempre una maglia alta. Voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa nella catenella che divide le 2 maglie alte dal gruppo di 3. Quindi la maglia bassa va fatta nello spazio tra le maglie alte. Facciamo di nuovo 5 catenelle in questo giro, 1, 2, 3, 4 e 5, e nello spazio centrale le fermiamo con una maglia bassa. Allora, ovviamente si vede benissimo che questa è la parte centrale dello scialle, quindi quando arriviamo a questo punto dobbiamo lavorare altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e fermarle sempre nello stesso punto con una maglia bassa. Ecco qua. Abbiamo quindi le nostre 5 catenelle che formano questa piccola goccia nella parte centrale dello scialle. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, che andremo a fermare nello spazio successivo. Ora per terminare questo giro facciamo di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta che andremo a prendere sulla terza catenella a partire dal basso, 1, 2, 3, di quelle che abbiamo fatto per iniziare il giro precedente. Ecco qua, all'interno, e facciamo la nostra maglia alta. Abbiamo terminato così il nostro secondo giro, che è fatto da catenelle e maglie basse. Terzo giro, facciamo 3 catenelle e voltiamo. Nello stesso punto di base facciamo una maglia alta. Una catenella e lavoriamo 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle. Quindi una, due e 3. Catenella divisoria e nell'archetto successivo altre 3 maglie alte. Una, due e 3. Di nuovo una catenella e ci troviamo adesso al centro dello scialle, dove andremo a lavorare
due gruppi di 3 maglie alte. Quindi andiamo con il primo una, due, tre maglie alte per il primo gruppo, facciamo una catenella per dividerla dal secondo gruppo che lavoriamo sempre nello stesso anellino, nello stesso archetto di 5 catenelle sottostanti. Quindi una, due e tre maglie alte. Ricordate sempre una catenella per dividere un gruppo dall'altro. Quindi catenella e passiamo a lavorare il lato facendo le nostre 3 maglie alte all'interno dell'archetto successivo. Una, due e tre. Catenella, 3 maglie alte nell'archetto sottostante, che poi è l'ultimo. Una, due e tre. Ed ora facciamo la parte che vale per l'aumento con una catenella e 2 maglie alte che andremo a lavorare, guardate, nella terza catenella partendo dal basso, quindi una, due e tre. Facciamo la nostra maglia alta, inseriamo l'uncinetto nella terza catenella e facciamo sempre nello stesso punto le nostre 2 maglie alte finali, una e due. Eccole qua, abbiamo terminato il terzo giro. Il quarto giro è fatto nuovamente di archetti, quindi 8 catenelle, 1 maglia bassa nello spazio successivo, 5 catenelle, 'Vanno a sovrastare il gruppo di 3 maglie alte sottostante e di nuovo nello spazio una maglia bassa, 5 catenelle, 1 maglia bassa nello spazio successivo, 5 catenelle, 1 maglia bassa nello spazio al centro dello scialle e di nuovo 5 catenelle che fermeremo nello stesso spazio sottostante e avremo la nostra gocciolina centrale. Continuiamo per il resto del giro. La parte finale va lavorata in questo modo, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e poi faremo una maglia alta che andremo a prendere non su questa maglia alta ma sull'ultima delle 3 catenelle successive, in questo modo.
Così abbiamo terminato il nostro quarto giro. Il quinto giro sarà lavorato con i gruppi di 3 maglie alte. Allora, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e voltiamo. Nello stesso punto di base lavoriamo una maglia alta. Una catenella, 3 maglie alte nell'archetto successivo. Catenella, 3 maglie alte nell'archetto successivo. E così fino alla parte centrale. Catenella. E nell'archetto centrale lavoriamo 2 gruppi di 3 maglie alte divise da una catenella. Quindi primo gruppo di 3 maglie alte, catenella e sempre nello stesso archetto centrale altre 3 maglie alte. Catenella e si riparte con il lato da terminare. Nell'ultimo archetto lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e terminiamo con 2 maglie alte che lavoreremo nella terza catenella dal basso, quindi 1, 2, 3. In questa catenella lavoriamo 2 maglie alte per terminare il nostro giro. 1 e 2, sempre nella stessa catenella. Dunque, i giri da ripetere quindi sono quelli delle catenelle e delle maglie alte, il numero 4 e il numero 5. Ripetiamo nuovamente il giro delle catenelle facendo 8 catenelle, 8 catenelle. Voltiamo. Maglia bassa, di nuovo 5 catenelle e maglia bassa. Ripetiamo questo giro per tutta la parte da lavorare. Terminiamo con 5 catenelle e una maglia alta da lavorare sulla terza catenella delle 3 che iniziano il giro sottostante. Ok,
Ora 1, 2, 3 catenelle, voltiamo una maglia alta nello stesso punto di base e facciamo il nostro giro con i gruppi di 3 maglie alte e una catenella. Dunque catenella, 3 maglie alte nell'archetto sottostante, una catenella e continuiamo per tutto il giro. Facciamo l'ultimo gruppo, 1, 2 e 3, una catenella e contando dal basso 1, 2, 3 catenelle, in questa catenella lavoriamo 2 maglie alte per terminare. Una e due. Ecco qua. Abbiamo una ripetizione in pratica di un giro a maglie alte, un giro a catenelle, una maglia alte, una catenelle e una maglia alte. A questo punto faremo il giro con la maglia alta doppia. In questa maniera facciamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta doppia con 2 gettati, quindi sull'uncinetto, che fermeremo nella catenella sottostante. Ora faremo 3 catenelle sopra ogni gruppo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e una maglia alta doppia nello spazio tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro. 1, 2, 3 catenelle, maglia alta doppia nella catenella sottostante. O intorno alla catenella, 1, 2 e 3, maglia alta doppia o altissima, come volete, intorno alla catenella sottostante. Ripetiamo fino ad arrivare al centro dello scialle. Catenelle, ora ci troviamo nello spazio centrale del nostro scialle, quindi facciamo la nostra maglia alta doppia nella catenella intorno alla catenella divisoria, facciamo 5 catenelle stavolta e non 3 come abbiamo fatto lateralmente. E di nuovo una maglia alta doppia sempre nello stesso punto. Abbiamo la nostra parte centrale, lavorazione centrale dello scialle, con 2 maglie alte doppie e 5 catenelle. Ora riprendiamo e lavoriamo allo stesso modo, con 3 catenelle, una maglia alta doppia nello spazio sottostante.
Continuiamo fino alla fine del giro. Siamo arrivati quindi quasi al termine. Abbiamo fatto le nostre 3 catenelle, una maglia alta doppia nell'ultimo spazio che troviamo alla fine del giro. Ora terminiamo con 4 catenelle e una maglia alta doppia che andremo a prendere nella terza catenella di fianco alla maglia alta che abbiamo sotto, quindi non sulla maglia alta ma sulla terza catenella. Sottostante. Ecco qua. Ricordate, terminiamo con 4 catenelle e la maglia alta doppia, non 3 come abbiamo fatto in precedenza durante il giro. E questo è il giro che divide in pratica con il suo spazio, la sua altezza, che divide le parti che poi vanno lavorate a catenelle e maglie alte. Il giro ricomincia adesso con le 3 maglie alte. Quindi facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, voltiamo e facciamo una maglia alta da lavorare nello stesso punto di base, come abbiamo fatto negli altri giri. Una catenella e 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle sottostanti. Una catenella e 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle sottostanti. Ripetiamo in questo modo fino al centro dello scialle. Nella parte centrale dello scialle lavoreremo come al solito 2 gruppi di 3 maglie alte divisi tra loro da una catenella. Quindi riprendiamo con una catenella e 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle sottostanti. Fino alla fine del giro. Siamo arrivati all'ultimo gruppo di 3 maglie alte. 1, 2 e 3, una catenella e ora dobbiamo fare 2 maglie alte nella quarta catenella partendo dal basso, quindi 1, 2, 3 e 4, perché in questo caso stiamo lavorando sul giro di maglie alte doppie. Allora abbiamo fatto la prima maglia alta, facciamo la seconda sempre nella quarta catenella e così abbiamo terminato il nostro giro a maglie alte.
Ora non resta che ripetere il giro a catenelle e il giro a maglie alte, di nuovo il giro a catenelle e il giro a maglie alte. In pratica ogni gruppo da questo momento in poi, ve lo faccio vedere su quello grande, è formato, qui lo vediamo molto bene, questa è la parte divisoria realizzata in con le maglie alte doppie, quindi si riparte con un giro con le tre maglie alte, un giro con le catenelle, un giro con le tre maglie alte, un giro con le catenelle e un ultimo giro con le maglie alte prima di ripetere il giro con le maglie alte doppie. A questo punto vorrei farvi vedere come lavorare il bordino. È molto semplice. Prima di fare questo terminiamo un giro a catenelle, quindi facciamo 8 catenelle, una maglia bassa, cinque catenelle, una maglia bassa. Continuo, ci vediamo alla fine proprio del giro. Dunque, per mostrarvi quindi la parte finale dello scialle, ho fatto questo giro a catenelle. Quindi ricordate che quando state per terminare il filo e quindi pensate che la misura dello scialle è quella giusta per voi, fermatevi ad un giro con le catenelle. A questo punto il passo successivo sarà di lavorare 10 catenelle, non 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltiamo e facciamo una maglia bassa intorno alle 5 catenelle sottostanti, proprio intorno all'archetto. Ora lavoriamo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle e facciamo la successiva maglia bassa all'interno dell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di nuovo intorno all'archetto successivo una maglia bassa per fermare le nostre catenelle e così fino al centro dello scialle. Di nuovo 7 catenelle, e andiamo a fermare queste 7 catenelle all'interno dell'archetto centrale. Facciamo 7 catenelle di nuovo, e lo fermiamo con una maglia bassa, sempre nello stesso punto, poi ripartiamo con le 7 catenelle. Che fermeremo all'interno dell'archetto successivo con la maglia bassa. Continuiamo fino alla fine del giro. Ancora 7 catenelle. Fermiamo con la maglia bassa intorno
alle 8 catenelle del giro sottostante, facciamo di nuovo 7 catenelle, e nella terza catenella, contando dal basso, lavoriamo una maglia alta. E questo è il primo giro, diciamo, del nostro bordo. Per continuare, facciamo di nuovo 10 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Voltiamo, maglia bassa subito all'interno dell'archetto sottostante. Di nuovo ricominciamo con 7 catenelle, che andremo a fermare intorno all'archetto successivo. In questo modo realizzeremo il bordo del nostro scialle. In modo facile e bello allo stesso tempo. Se volete potete continuare a fare un bordo più largo, sempre ripetendo questo giro. Io, come vedete, anche per il bordo ho unito i rimasugli di cotone in modo da richiamare anche la parte centrale. Vedete il verde, l'arancio, il turchese, ovviamente il filo che avevo di meno ha creato meno archetti, però ecco, è sempre molto carino vedere gli stessi colori richiamati nel bordino. Anche per questa volta ho terminato, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo tutorial. Un saluto e buon lavoro da Lilla.